Amici di tutto Android, oggi parliamo di aggiornamenti OTA, aggiornamenti over the air. Benvenuti amici lettori di tutto Android. Dunque vediamo come installare un aggiornamento over the air prima di ricevere la notifica sul proprio dispositivo. Vedremo due metodi. Il primo è per chi ha il sistema modificato con una recovery custom installata, il secondo è per chi invece è ancora completamente stock con la recovery di fabbrica nel proprio dispositivo. Prima di iniziare però vi ricordo che per poter installare un aggiornamento OTA è necessario che il proprio sistema sia non modificato, è necessario quindi che non siano state installate delle mod che modificano in qualche modo i file di sistema. L'articolo che vedete visualizzato è quello che abbiamo redatto in occasione del rilascio della build KOT49H. Ovviamente questo aggiornamento ormai risale al 9 dicembre, quindi è vecchio, ma lo prenderemo come esempio poiché il procedimento sarà identico anche per gli aggiornamenti futuri. Quando verranno rilasciati troverete quindi sul nostro blog un articolo simile a questo con il link per il download dell'aggiornamento OTA. Bisogna sempre fare attenzione, come era successo in questo caso, a scaricare l'aggiornamento OTA corretto per la versione build installata sul proprio dispositivo in questo momento. Ad esempio, vedete che per Nexus 4 c'erano due versioni, due varianti dell'aggiornamento OTA. Il primo era per chi proveniva dalla build KRT16S, il secondo invece era per chi aveva già aggiornato alla build KRT49E. È importante quindi che scarichiate il file apposito. Quando avete deciso e siete sicuri di quello che dovete scaricare, premete sul link per il download e vi ritroverete un file in formato compresso .zip. Bene, siamo qui con Nexus 4 in recovery, perché vediamo subito quello che è il primo metodo per aggiornare il sistema tramite aggiornamento over the air. Questo metodo consiste nel flashare come un normale zip da recovery il nostro aggiornamento. È necessario però avere il bootloader sbloccato, quindi la recovery modificata installata per poter installare questo zip. Il procedimento è il solito per ogni tipo di zip che immagino sarete abituati a flashare, quindi install zip, choose zip, scegliamo la cartella e andiamo a cercare il nostro aggiornamento. L'aggiornamento over the air per la KOT49H era questo nome lunghissimo, quindi ci basterà toccarlo e premere su yes per l'installazione, attendere la fine della procedura e riavviare il dispositivo. Ora io non lo installo perché ho già la KOT49H, quindi ci sarebbe il rischio di un boot loop. Eccoci di nuovo qui con il nostro desktop, perché ora vedremo il metodo di installazione di un aggiornamento over the air per coloro che non hanno una recovery custom installata sul dispositivo, quindi hanno anche il bootloader bloccato. Ora che avete scaricato il file, lo prendiamo e innanzitutto lo rinominiamo con un nome più corto. Fate attenzione a non modificare l'estensione del file .img, altrimenti poi non funzionerà. Lo rinominiamo perché successivamente dovremo specificare quale file flashare, quindi inserendo il nome del file da flashare, il file over the air. E capite bene che se il nome è così lungo diventa un'impresa abbastanza ardua. Quindi lo rinominiamo come preferite. Io ho scelto di rinominarlo semplicemente update OTA, così ce lo ricordiamo. Ok, questo file lo prendete e lo copiate, anzi lo spostate nella cartella Platform Tool. In realtà può essere lasciato un po' dove preferite, ma per comodità in questa guida io lo sposterò in Platform Tool, in modo che anche chi non ha impostato le variabili d'ambiente possa comunque seguire questa guida. La cartella si trova come al solito in Android SDK Platform Tool, perfetto, e la spostiamo qua. Eccoci. La prossima operazione sarà quella del flash vero e proprio. Riavviamo il recovery tramite ADB.
Vi citiamo quindi ADB, reboot, recovery e diamo invio. Altrimenti avete anche un'altra possibilità, cioè avviare il telefono in fastboot e poi muovervi con il tasto volume per far comparire l'opzione di avvio in recovery e premete il tasto power per confermare. È la stessa identica cosa. Comunque noi procediamo con ADB, diamo invio. E vedete che il dispositivo si sta riavviando. Ecco, quella che vedete è la schermata con il nostro Nexus, il nostro robottino con il cuore aperto e il punto esclamativo, è la schermata per coloro che riavviano il dispositivo in recovery senza avere una recovery custom installata. Ok, da questa schermata possiamo procedere all'avvio vero e proprio della recovery. Quindi non preoccupatevi se per la prima volta, ma anche la seconda e la terza, non riuscirete ad azzeccare i tempi giusti nella combinazione. I tasti da schiacciare sono power e volume più. Scusate per il buio, ma la luminosità della recovery è veramente bassa, quindi ho dovuto abbassare le luci dell'ambiente, sennò la mia fotocamera non avrebbe visto niente. Quindi quando siete pronti premete contemporaneamente volume su e il tasto power ed ecco che siete entrati nella recovery. Avvicino un attimo. Ok, vedete che delle voci che ci sono, quella che ci interessa è quella apply update from ADB. Quindi ci spostiamo nella voce utilizzando i tasti del bilanciere del volume, quindi premiamo il tasto in giù per spostarci e per confermare invece è necessario premere il tasto power. Quando siete pronti premete il tasto power e entrerete in questa modalità. Ecco, vedete che in questa modalità è comparso un messaggio nella parte bassa dello schermo che ci dice che il dispositivo è pronto per ricevere il pacchetto zip dell'aggiornamento. Quindi rimettiamo un attimo a posto il dispositivo, apriamo a questo punto la finestra di comando per il flash. Quindi se avete Windows 8, Windows 7, Windows Vista potete tenere premuto il tasto maiuscolo sulla tastiera del PC e contemporaneamente premete il tasto destro in un punto vuoto in questo percorso e aprite una finestra di comando generica che vedete ha già il percorso corretto in cui si trovano sia i comandi di ADB che il nostro file zip da flashare. Se invece avete Windows XP oppure Linux e Mac potete spostarvi nel percorso contenente ADB e Fastboot, quindi generalmente Platform Tool, con il comando CD seguito dal percorso in cui volete spostarvi. Dunque, a questo punto non ci resta che il flash vero e proprio, quindi digitate questo comando ADB sideload seguito da uno spazio e poi il nome del file compresa l'estensione, quindi update ota.zip. Date anche un occhio a quel che succede sul dispositivo, premete invio. Vedete che l'operazione è veramente istantanea sul computer, mentre qua sul dispositivo vedete che è partito uno script che piano piano sta installando l'aggiornamento. I messaggi in giallo ci indicano i processi che si stanno svolgendo in questo momento. L'operazione non porta via molto tempo, poi dipende un po' dalla dimensione dell'aggiornamento, però. Ecco, abbiamo già finito. A questo punto vedete che in alto sono ricomparse le solite voci. Ricordatevi sempre di confermare con il tasto power e quindi riavviate il sistema normalmente. Vi spostate su Reboot System Now e premete il tasto power. Anche per oggi è tutto. Un saluto da Matteo per tuttoandroid.net.